Un incontro con gli studenti per rievocare l'avvenimento storico dell'accensione dei fuochi sui monti dell'Appennino toscano avvenuto durante la lotta della resistenza aretina contro la dittatura e la barbarie nazifascista, ad ospitarlo il Palazzo della Provincia di Arezzo organizzato dall'ANPI. A distanza di 79 anni da quello straordinario episodio, in 16 località delle montagne del territorio aretino saranno accesi per un'ora, a partire dalle 22:15 del 25 di maggio, dei fari, a ricordo di quella particolare vicenda. Allora, noi rievocheremo quello che successe il 25 maggio del 1944, la sera alle 21:15, che oggi con l'orario legale diventa le 22:15, e accenderemo invece dei fuochi, ovviamente, dei potenti fari in 16 punti della provincia, partendo da Cortona, quindi dalla parte cortonese, passando per la Val Tiberina, il Casentino, l'area aretina, la Val di Chiana e la parte del versante Valdarno fiorentino e aretino, questi potenti fari a rievocare queste grandi masse di accensione di fuochi che furono proiettati quella sera. Nel corso degli anni, grazie alla ricerca storica, si è scoperto l'armadio della vergogna, ormai si parla della fine degli anni 90. Lo studio dell'armadio della vergogna, si sta parlando di migliaia di fascicoli occultati dallo Stato nella Procura Militare della Repubblica presso via dell'Acqua Sparta numero 2 a Roma, ha permesso di sviscerare le ragioni che stanno dietro a moltissimi massacri compiuti dai nazifascisti in tutta Italia, anche ovviamente compresa la provincia di Arezzo, che purtroppo vanta un triste primato in questo senso. Ebbene, spesso dietro molte stragi di civili innocenti tra i 14 e i 92 anni, a volte anche di donne e bambini, si è avuta la responsabilità di una regia di preparazione, diciamo, di questi massacri, che non sopraggiunge da 2-3 giorni prima a episodi relativi avvenuti 2-3 giorni prima, ma avviene con una preparazione di base molto chiara e dettata da una strategia, la cosiddetta strategia del terrore: innescare terrore nei riguardi dei civili per poter poi fiaccare la resistenza e le locali comunità.